tutti e benvenuti a questa ennesima reaction. Lo so, mi scuso in anticipo ragazzi, ma come vi ho già detto nei video di ieri, perché sono video in due giorni, strana questa cosa, le reaction sono video molto veloci da montare, molto a primo impatto, non devo scrivere, non devo fare niente, quindi sono appunto molto veloci da realizzare, ho pochissimo tempo e soprattutto stanno uscendo un sacco di trailer di cui voglio assolutamente fare delle reaction e parlare delle mie impressioni a caldo. E oggi parliamo appunto del trailer di Matrix 4, che in realtà a quanto pare al titolo di Matrix Resurrection, quindi si continua un po' la tradizione. Dopo il primo Matrix abbiamo avuto Matrix Reloaded, poi abbiamo avuto Matrix Revolutions e adesso abbiamo anche ovviamente Matrix Resurrection. Abbiamo avuto anche Animatrix nel mezzo, sì, è solo una scusa per flexare il fatto che ho un sacco di robe di Matrix, ma l'universo di Matrix ovviamente non si limita solo al cinema o appunto all'animazione, ma la cosa bella è che cercarono di creare un piccolo universo multimediale. Anche con Enter the Matrix espansero di fatto l'avventura. Nei panni di Neo e Ghost viviamo un'avventura collaterale al secondo film, con delle scene live action girate appositamente per il gioco, in cui impariamo nuove cose su questi personaggi secondari, ma anche sui personaggi primari. Per esempio impariamo qualcosa su Trinity e sul suo rapporto con Ghost, che nel film non esiste praticamente, quindi potremmo effettivamente pensare che sia stata fatta solo per il gioco, però è sempre stata una cosa che mi ha interessato parecchio. E dopo ovviamente hanno fatto uscire il videogioco The Matrix Path of Neo, dove ripercorri tutte e tre i film nei panni appunto dell'eletto, con uno scontro finale contro Smith che però viene cambiato rispetto al film. Gli stessi fratelli, allora adesso sono sorelle, Wachowski, girarono un piccolo video in voice acting in cui spiegarono che per questo gioco vollero creare questa sorta di Megazord degli Smith, perché nel videogioco era più bello. Davvero ce ne sono tante di chicche nell'universo di Matrix. In ogni caso, oggi siamo arrivati alla quarta iterazione delle pellicole. Tra l'altro, ecco, vi faccio vedere giusto che ero talmente preso che mi comprai anche le colonne sonore del secondo e del terzo film e me le ascoltavo a iosa, ragazzi. Quindi posso dichiararmi un fan di Matrix. Sono anche probabilmente una delle poche persone che apprezza molto i sequel, perché effettivamente il primo film è storia del cinema e su questo siamo tutti d'accordo. Il primo film è bellissimo, me lo fecero vedere la prima volta alle scuole medie, proprio, cioè il film di classe, guardiamo Matrix e mi si aprì un mondo. Quando seppi che fecero i sequel, tra l'altro a pochi mesi di distanza uscirono al cinema l'uno dall'altro, questa cosa, mamma mia, ti faceva esplodere la testa, ero andato a vederli tutti e due in sala e mi piacquero tantissimo. Il mio preferito tuttora è Matrix Revolutions, perché c'è una grandissima parte della guerra nella città di Zion e poi è la conclusione. Io vado matto per le conclusioni delle saghe, se fatte bene, mi raccomando, eh? Vero Isayama? Ma bando alle ciance, ragazzi, andiamo subito a reactare questo nuovo trailer. Ma io ve lo dico già, ragazzi, io ho caricato il cannone delle bestemmie. Spero di non doverle usare. Lo spero con tutto il cuore. Io non ho idea di cosa andrò a vedere, perché davvero, dopo la fine di Matrix Revolutions, dove il circolo dell'eletto, allora facciamo un recap, si scopre che l'eletto non è veramente un eletto, l'eletto è semplicemente un mezzo di controllo delle macchine, è prevista l'esistenza dell'eletto delle macchine e quando l'eletto si manifesta Matrix deve essere resettata. E quindi l'architetto dice che addirittura Neo dovrebbe essere il sesto eletto, mio Dio, robe assurde. E alla fine di Matrix Reloaded, la verità che viene svelata è molto più grave di quello che viene percepita forse all'inizio. Trasforma completamente il paradigma, è stato un colpo di scena che mi è piaciuto molto moltissimo all'epoca. E mi piace anche come Neo abbia risolto questo circolo infinito, abbia spezzato questo circolo. E ora invece Matrix Resurrection, cioè dopo probabilmente secoli per quel che ne sappiamo, è stata rotto il ciclo di Matrix, tutti gli esseri umani che vogliono essere liberati saranno liberati. Che succede? Che accade? È un prequel? È un sequel? In realtà non sappiamo effettivamente neanche se sarà un vero e proprio sequel. Sappiamo che c'è Keanu Reeves e sappiamo anche che c'è Carrie Ann Moss, che, spoiler, muore nel terzo film. Come fa a tornare? Non lo so, ho molti dubbi al riguardo, direi di fugarli subito guardando il trailer. Le cuffie funzionano, direi che possiamo fare subito play. Sono molto curioso, ma ho anche molta paura. Via! Thomas,
Sembra il gatto nero. Mente turbato da qualcosa. Da cosa, può dirmelo? Ma è Barney! Sogni che non è Barney Stinson! Barney Stinson. Sono pazzo. Ma Neo è vivo? Non usiamo quella parola qui. Era morto? Ho già troppe domande. Già troppe. Che schifo però il doppiaggio di Barney. Vabbè Barney. Ma che... Ciao. Ma cosa? Ma come? Perché? Cos'è successo? Pillole blu, attenzione. Alice nel Paese Meraviglia segue il Bianconiglio. Chi era? È ora di volare. Ma il giovane Morpheus? Se vuoi la verità, Neo. Bianconiglio. Dovrai seguirmi. Ma ancora? L'unica cosa che conta per te è ancora qui. È per questo che ancora combatti. E non ti arrenderai mai. Tu non mi conosci, no? Ma perché Morpheus è giovane e Neo è vecchio? Perché? Vabbè, la città delle macchine, ok. Quella era Nabucodonosor, tra l'altro, se non erro. Gli agenti, ok. Cioè, non lo so, ma che... Ha ancora i poteri dell'eletto. Dopo tanti anni, tornare dove tutto è iniziato. Tornare in Matrix. Dal 1 gennaio 2022. Guarda, mi verrebbe da dire solo no. Ma parliamone meglio. Allora, francamente, i miei dubbi non hanno fatto che aumentare. Letteralmente non hanno fatto che aumentare. Cioè, questo trailer mi ha confuso le idee. Mi ha letteralmente confuso le idee. Non so cosa pensare di questo film. Solo domande. Cosa ci fa di ancora Trinity? È morta, l'abbiamo vista morire trafitta da tutti gli spuntoni nella pancia. Neo è morto sacrificandosi per distruggere il virus dell'agente Smith e le macchine hanno rispettato la tregua. È vero che alla fine l'architetto dice: quanto a lungo pensi che possa, questa pace possa durare? E l'oracolo: durerà finché durerà. E vabbè, ok, però Neo di nuovo in Matrix. C'è quello che sembra Morpheus giovane, che sia il figlio di Morpheus invece che Morpheus giovane. Però cazzo, l'hanno fatto troppo uguale. Cioè, è proprio identico. La ragazza coi capelli tinti è grande protagonista di questi trailer. Chi è? Cosa fa? Cioè, boh, sembra un attimo il motore di tutta l'avventura. Prende Neo, gli deve reinsegnare: tu sei l'eletto. Cioè, siamo di fronte a quello che è successo con l'episodio 7 per episodio 4. Cioè, un remake praticamente del film. Neo deve imparare che è l'eletto di nuovo. Non lo so, boh, davvero, sono solo confuso. Io l'ho vista tanto quella trilogia, quindi so bene com'è finita, quali sono i possibili ponti aperti, eccetera. Ma francamente questo non mi sembra. Cioè, questo non mi sembra assolutamente. Non so, ho davvero tanta paura. Questo trailer mi dà l'idea come di un primo episodio di una nuova saga. Francamente, se devo dirla tutta, eh. Se andrà bene, ovviamente, se floppa, col cazzo che lo fanno. Però, boh, no, ho davvero, davvero tanti, tantissimi dubbi. Troppi dubbi. Troppi dubbi. Troppi dubbi, troppissimi.
Vabbè, cerchiamo di stemperare un attimo la tensione, parliamo di cose. Allora, c'è Barney Stinson, ok. Posto che, secondo me, Barney è un agente. È un agente di Matrix. Quando si vede l'agente che punta la sua Desert Eagle a Neo, non si vede la faccia, sicuramente lui. Sicuro, quotato 1.1, che sia proprio lui. Ci scommetto che lui è un agente. Non penso possa essere un giovane agente Smith, dato che in teoria gli agenti non hanno versioni giovani, gli agenti sono così, punto. Posto che viene fatto intendere nell'universo espanso, chiamiamo, che nelle precedenti versioni di Matrix gli agenti avevano anche aspetti differenti. Il guardiano dell'oracolo, quindi Seraph, è un agente di una vecchia versione di Matrix. Le vecchie versioni di Matrix non sono state tutte come il XXI secolo, erano molto diverse a quanto pare. Questa cosa viene un attimo fatta intendere anche nei videogiochi, Enter the Matrix soprattutto. Facciamo un po' di universo espanso. I servi del Merovingio, perché Persephone gli spara con un proiettile d'argento? Perché sono letteralmente licantropi e quindi muoiono con i proiettili d'argento. Nel videogioco Enter the Matrix ci sono anche i vampiri servi del Merovingio che tu dovrai uccidere con dei paletti di legno o con una balestra, altrimenti non moriranno. Nel secondo film vi è detto che appunto fantasmi eccetera sono errori di Matrix che non sono stati cancellati dalle precedenti versioni, quindi i due gemelli bianchi non sono altro che fantasmi, per questo possono diventare incorporei. Insomma, c'è un sacco di lore in Matrix e non capisco perché concentrarsi su questo. Ma che cos'è? Tra l'altro la frase di quel personaggio seduto di fronte a Neo, ah che storia, rientrare in Matrix, ma quindi effettivamente si ambienta dopo e in teoria l'umanità quindi è stata informata di tutto e può scegliere se rimanere in Matrix o meno? Cos'è successo? Neo è stato ricollegato a Matrix per essere salvato? Il problema è che quando lo porta via la macchina, lo porta via con tutta la tranquillità del mondo, come se fosse proprio morto. Quindi non lo so, non so veramente come cazzo lo collegheranno. E Trinity cos'è? Sembra che abbia dei superpoteri simili a Letta in qualche scena del trailer. La vediamo mentre urla che sembra sdoppiarsi, cioè davvero non ho idea di che cazzo abbiano combinato, ragazzi. Io ho un sacco di paura, ma un sacco. Cioè, in questo trailer io non riconosco niente della vecchia trilogia di Matrix, niente, se non qualche richiamo visivo. Ma non lo so, sono esterrefatto. Uscirà a breve, tra l'altro, a gennaio. 1 gennaio 2022, sperando che non rinvieni ancora la data. No, francamente io non so se andare a vederlo. Non so se andare a vederlo, ho molta paura. Ma davvero tanta. Non ho altro da dire, cosa devo dire ancora su sto trailer? Vabbè, le scene di combattimento sembrano comunque, per quel poco che si è visto, ben coreografate, ma vabbè, è il minimo. Francamente le scene di combattimento dei Matrix sono meravigliose, ma che gli vuoi dire? Purtroppo la colonna sonora un po', cioè è una canzone non originale, diciamo, cioè quindi presa e messa dentro, si sente poco della cosiddetta score, quindi la colonna sonora proprio composta appositamente per il film. Anche qua non mi ricorda molto le vecchie colonne sonore dei Matrix, soprattutto del 2 e del 3 che erano spettacolari, proprio davvero bellissime. Don Davis ha fatto un lavoro, Dio santo, e tutti i suoi collaboratori, meraviglioso. Ma davvero io non lo so. Raga, io non lo so, ma che cazzo devo dire? Che non lo so, boh, davvero, mi aspettavo qualcosa di molto più collegato. Cioè, sembra letteralmente un nuovo inizio. Troppo nuovo inizio. Che vabbè, è ovvio, è l'unica strada che puoi percorrere, dato che la trilogia era conclusa. Cioè, gli agganci aperti erano pochissimi. Ma pochissimi. Mi sarei aspettato qualcosa forse di un po' più politico sull'umanità che deve decidere se restare dentro o fuori Matrix. Non ho visto nulla del genere in questo trailer. Non lo so davvero, ragazzi. Hashtag non lo so. È l'unico modo in cui posso descrivere questo trailer in 3 parole. Non lo so. Che altro dire, ragazzi? Io direi che possiamo chiudere qua il video. Cioè, francamente, sono proprio fuori. Sono sfasato. Sono completamente sfasato. Dopo sto trailer io non so che cazzo pensare. Quindi direi di pensare alla conclusione. Quindi vi ricordo che, oltre ovviamente a YouTube, mi potete trovare anche su tutti i miei social, Facebook, Instagram, il sito Viola in cui andiamo live tutte le sere. Ho aperto TikTok, dove a breve riprenderò a caricare video soprattutto in natura musicale. Quindi seguitemi ovunque, trovate i link qua in descrizione, qui nella parte scorrevole. Ovviamente li avete visti anche sovrappressione per tutta la live. Non dimenticatevi ovviamente, se questo video dovesse esservi piaciuto, di lasciare like e magari commentate con quello che voi pensate di questo video, perché
Non lo so, io non lo so, hashtag non lo so, come ho già detto. E non dimenticate che sempre qui sotto in descrizione trovate dei link che portano del merchandise a tema Matrix reperibile su Amazon. Vi metterò tutti i film, tutto quello che riesco a trovare, anche con Sorry se volete, anche i videogiochi se volete, oddio penso che non si troveranno più, ma ricordatevi che se acquisterete dai link qui sotto Amazon mi versa una piccola percentuale sul venduto, che però non influirà minimamente sul prezzo che voi pagherete. Per voi quindi non cambierà niente, per me potrebbe essere un sacchettino di Nutella Biscuits in più al mese. Ecco, che altro dire? Anche per oggi è tutto. Da Mattia Mazzo, non lo so, ciao a tutti. We'll be right back.